a tutti, grazie di essere qui così numerosi e ci dispiace magari per chi non è riuscito a trovare un posto. Questo incontro viene anche trasmesso in diretta su RTTR e quindi salutiamo anche gli spettatori di questa emittente e poi su Sky. Devo dirvi che poi altri incontri che sono previsti nel programma di domani si svolgeranno in questa sala. Con Tommaso Padoa-Schioppa parliamo di Europa e prendiamo spunto da questo suo libro, Europa, una pazienza attiva, malinconia e riscatto del vecchio continente, pubblicato recentemente da Rizzoli. Tommaso Padoa-Schioppa è stato membro del board della Banca Centrale Europea, poi in precedenza è stato presidente della Consob e ancora prima vice direttore generale della Banca d'Italia. Oggi è ministro dell'Economia nel governo Prodi. Ovviamente lo spirito di questi incontri non è quello di dibattere la realtà di questi giorni, ma di fare una discussione approfondita sui grandi temi dell'Europa e soprattutto dell'Europa vicina ai cittadini, alle imprese, dell'Europa possibile, dell'Europa che verrà, dei suoi successi, di cui in questo libro Tommaso Padoa-Schioppa parla, ma anche dei suoi numerosi insuccessi. Ora, il nostro autore è un europeista convinto e nella prima parte di questo libro si incarica di sfatare tutta una serie di luoghi comuni che vorrebbero l'Europa in crisi. Prego. Ma intanto ringrazio il pubblico di essere qui, in particolare il pubblico dei giovani. Ringrazio Ferruccio De Bortoli di essere il conduttore di questo incontro. Verso Ferruccio De Bortoli ho una gratitudine particolare perché è lui che mi ha inventato come giornalista, come collaboratore del Corriere della Sera, e quindi mi ha anche educato a parlare il linguaggio di 800.000 lettori, non quello di un libro che se vende bene vende 8.000 copie, o di una rivista scientifica che ne ha 800, o di un incontro tecnico che se raggiungesse le 80 persone sarebbe già un incontro molto largo. Io sono convinto che di tutti i linguaggi il più ricco è il linguaggio comune, i più rozzi sono i linguaggi tecnici. Non c'è nessuna sfumatura, almeno nel campo dell'economia, del ragionamento economico che non sia esprimibile nel linguaggio comune. L'unica difficoltà è che è più difficile esprimerla nel linguaggio comune perché richiede un livello di comprensione più profondo di quello di cui si accontenta il linguaggio tecnico. E quindi la mia gratitudine verso Ferruccio De Bortoli è la gratitudine verso la persona che mi ha indotto e spinto a questo sforzo di approfondimento che si deve compiere per rivolgersi a un pubblico di persone che non sono specialiste della materia economica. Il titolo di questo incontro è Europa tra economia e politica, l'esperienza di un economista di professione. Ma in effetti il libro non è un libro che parla di economia se non in una misura piuttosto modesta e quindi dovrei quasi scegliere se parlare più del tema del libro o del tema che dà il titolo a questo incontro. Parto dal libro e dico forse solo qualcosa per introdurre e avviare la nostra conversazione. Innanzitutto spiego il titolo. Europa, una pazienza attiva è un'espressione che mi è venuta, come capita, alla bocca prima che alla mente in un incontro molto più ristretto di persone alle quali avevo parlato di Europa e avevo espresso
la mia impazienza per le occasioni mancate, per il fatto che alcune cose che sono chiaramente necessarie, ragionevoli, semplici, che porterebbero benefici a tutti, stentano a realizzarsi in Europa. Per esempio, in quell'occasione parlavo di integrazione finanziaria, è stato fatto l'euro, eppure ancora oggi l'euro per certi versi è il coronamento di un cammino di integrazione economica del mercato, eccetera, ma è anche il presupposto per ulteriori passi di unificazione economica che invece si stentano a compiere. L'abbiamo visto anche in Italia, lo vediamo in materia di borse, lo abbiamo visto, lo vediamo per le banche. Allora una delle persone che erano a questo incontro mi disse: beh, ma insomma ci vuole un po' di pazienza. E io dissi: sì, però la pazienza non consiste nell'aspettare, la pazienza deve essere attiva. Se c'è un'opera lunga, un'opera difficile, ci vuole pazienza a compierla, ma è la pazienza dell'operare e non la pazienza dell'aspettare che le cose succedano. Sempre per restare sul titolo, il sottotitolo è Malinconia e riscatto del vecchio continente. Vi spiego l'origine anche qui di questa espressione. Il primo capitolo di questo libro è, con qualche modifica, il testo della prolusione che feci all'apertura dell'anno accademico dell'università dove sono stato studente, l'Università Bocconi. Mi era stato chiesto di dare un titolo, purtroppo i titoli si devono dare prima di scrivere invece di poterli dare alla fine, e dissi come titolo L'Europa della malinconia. Io per educazione appartengo a una famiglia dove, quando ero piccolo, quando eravamo bambini, gli stati d'animo non venivano molto espressi. Se uno aveva dei particolari stati d'animo, se li teneva per sé. E quindi la malinconia, che è uno dei più forti e antichi stati d'animo, non era una cosa che io conoscessi bene. E quindi scelsi questa parola sapendo qualcosa, naturalmente, della sua ricchezza, ma soprattutto come parola che esprime uno stato di pessimismo, di sfiducia, di inattività, di rinuncia. E nel preparare questa prolusione entrai più a fondo nella storia di questo termine, che voi conoscerete molto meglio di me, ma che ha 2500 anni di storia, che inizia nell'antica Grecia come studio degli umori, un campo della medicina. L'uomo è soggetto a diversi umori, uno di questi è l'umore della bile nera, che produce lo stato della malinconia, gli altri temperamenti sono il temperamento sanguigno, il temperamento flemmatico, il temperamento collerico. Questi quattro temperamenti sono legati alle stagioni dell'anno, alle condizioni del corpo, eccetera. E scoprirsi che in effetti la malinconia rappresenta lo stato dell'Europa ancora molto più ampiamente di quanto io pensassi, perché il malinconico è un depresso, ma è anche un furibondo, è anche il furore è un'espressione della malinconia. Ercole è malinconico, la statua di Ercole Farnese è quella di uno che si appoggia tristemente alla sua clava, esprime una straordinaria forza, ma questa forza sembra non sapere neanche di possederla. E quindi vidi che avevo scelto un termine vedendone solo un aspetto, e scoprendone altri aspetti, questo rappresentava ancora molto meglio di quanto pensassi l'ambivalenza della situazione europea. Il malinconico di solito è qualcuno che ha un'alta opinione di se stesso e che trae in effetti motivo di malinconia da questa alta opinione di se stesso, tanto quanto la trae dalla insufficienza delle sue realizzazioni, dalla carenza di motivazione, eccetera. Quello che dico in questo capitolo è che in realtà non siamo malinconici perché l'Europa va male, ma l'Europa va male perché siamo malinconici, cioè c'è qualche cosa nella società di oggi, nelle nostre società,
una mancanza di fiducia in noi stessi, una mancanza di ambizioni, che è la causa del fatto che l'Europa non si realizza e che quindi è l'origine più che la conseguenza delle insufficienze dell'Europa. L'elemento di fondo qui è, per la mia generazione la motivazione era la pace. Io spiego nel libro che una persona nata nel 40 come me è nata in tempo per avere per respirare l'atmosfera di paura, di insicurezza, di angoscia che la guerra porta, e anche per vedere fisicamente la guerra, vedere i carri armati, vedere le città distrutte, vedere le bombe che scendono dagli aerei. Lì non c'è problema di malinconia, c'è un problema di volontà di sopravvivenza elementare. Per la generazione dei giovani che sono in questa sala, ma anche di chi oggi abbia 30 anni o 40 anni, la molla è proprio una delle origini della malinconia, il desiderio di grandezza, l'attenzione verso l'infinito, il desiderio che l'Europa o i nostri paesi che ne fanno parte non siano emarginati dalla storia. Se l'Europa non si realizza è perché questa attenzione è insufficiente ed è quindi la malinconia che poi nei secoli si è chiamata acidia, noia, gli psicologi la chiamano depressione, cambia nome quasi in ogni diverso secolo. La malinconia è il male da cui nasce la non realizzazione della storia. E alla fine, siccome quella era una lezione ai giovani, dicevo ai giovani: non andate dallo psicologo, datevi un obiettivo alto e uscirete anche dalla malinconia. Bene, grazie. Anche perché leggendo questo libro, ma leggendo anche le altre cose che il Ministro ha scritto in questi anni nella sua attività di pubblicista e anche nella sua attività di saggista, non ci sono grandi motivi per essere, sì, preoccupati, sì, ma malinconici, tristi e depressi, no. Perché comunque abbiamo una percezione dell'Europa, scrive Tommaso Padoa-Schioppa, peggiore di quella che è in realtà. Ci sono verità e favole intorno all'Europa, per esempio l'idea che l'Europa sia in declino, soprattutto rispetto agli Stati Uniti, che l'euro abbia prodotto più guai che fattori positivi, diciamo che è abbastanza diffusa, non soltanto nella polemica delle forze politiche, ma anche, diciamo, a livello generale ci sono dei luoghi comuni che resistono. Ecco, vogliamo elencarne alcuni e cercare di vedere verità e falsità nel dibattito europeo? Sì, questo sarebbe un tema lungo. Sicuramente la lettura dei giornali incrocia la parola Europa e la parola crisi con più frequenza di come incroci la parola crisi con quasi qualunque altro sostantivo, salvo forse la parola calcio in questo momento. Contemporaneamente c'è una letteratura recente, che curiosamente è prevalentemente americana e inglese, sono usciti alcuni libri importanti che il mio libro cita e riassume, in cui si racconta dell'Europa una storia completamente diversa. Si racconta l'Unione Europea come non solo uno straordinario successo economico, ma come la realizzazione di una formula di organizzazione delle relazioni tra gli stati e dei sistemi politici che è quella dell'avvenire, mentre la formula del passato, di cui l'Europa è stata la culla, che è quella dello Stato nazionale che non riconosce, che ha una concezione della sua sovranità assoluta, per cui non riconosce che questa sovranità possa essere in alcun modo limitata al di sopra di sé, costituisce la formula del passato, nata alla fine delle guerre di religione, e addirittura la formula su cui nacque è che se si appartiene a una regione si deve appartenere anche alla religione di quella regione e che le sovranità degli stati dovevano essere intoccabili e che se quest'ordine fosse mantenuto la pace
si sarebbe instaurata. Questo avveniva a metà del Seicento e per circa 300 anni è l'idea di relazioni internazionali che ha dominato. Si è via via creduto che se la questione religiosa fosse risolta e poi la questione nazionale e poi la questione sociale e poi addirittura la questione della razza, se l'ordinamento degli stati fosse stato coerente con un principio religioso, un principio sociale, eccetera, la pace si sarebbe instaurata. E non si è mai messo in discussione che gli stati, che sovranità e sovranità illimitata al di sopra di sé dovessero essere la stessa cosa. Bene, questa letteratura riconosce la novità dell'esperienza dell'Unione Europea come quella dell'accettazione libera del fatto che la sovranità deve riconoscere un limite al di sopra di sé, perché ci sono questioni che sono di interesse comune a più stati e possono essere solo affrontate operando insieme. E poi si documenta attraverso i risultati economici, attraverso perfino materie sulle quali l'Europa non è ancora riconosciuta come efficace, come per esempio essere una forza di pace al di fuori dei propri confini. Il cosiddetto peacekeeping o la ricostruzione di società e di paesi distrutti da guerre civili è tutto un campo in cui la presenza europea è molto più forte della presenza americana al di fuori dei confini dell'Europa e mostra il successo di una formula. Queste cose noi quasi non le riconosciamo siamo più lettori di giornali che lettori di libri, quindi più frequentemente ci imbattiamo in una descrizione della crisi che in una descrizione dei successi. Naturalmente c'è una verità anche nella descrizione della crisi, perché l'Europa è incompiuta, molte delle cose che aspira a fare poi non le riesce a fare perché non ci si riesce a mettere d'accordo. Questo concetto che la sovranità è qualcosa che va condivisa è enunciato ma non è poi realizzato in alcuni campi in cui ce ne sarebbe un estremo bisogno, però qui è di nuovo il discorso della malinconia. È chiaro che realizzare un modello di relazioni tra paesi completamente nuovo nella storia umana non è cosa che si fa in poco tempo e la pazienza deve essere attiva. Ecco, in particolare una delle difficoltà, uno dei paesi che più difficilmente riconosce questo limite alla sovranità è la Francia, di cui lei parla spesse volte e sulla cui crisi europea è intervenuto in numerose occasioni. C'è stato il no al referendum francese sulla Costituzione europea, un no che lei spiega in maniera diversa e soprattutto il tema che comunque spesse volte sono stati i grandi paesi fondatori con le loro battute d'arresto a dettare un po' dei tempi diversi alla costruzione europea. Oggi, per esempio, abbiamo un blocco francese, perché fino alle elezioni presidenziali del 2007 probabilmente in Europa non accadrà nulla. Ma la Francia è il paese che ha inventato l'Europa, ha inventato la comunità. È stato il ministro francese Schuman, ispirato da Jean Monnet, che nel 1950 ha avuto l'idea da cui le comunità europee sono partite. Jean Monnet a meno di 30 anni, durante la prima guerra mondiale, aveva organizzato gli sforzi congiunti della Gran Bretagna e della Francia per certi approvvigionamenti di guerra. Era un genio della cooperazione concreta, pragmatica, su cose pratiche tra i paesi. Però è la stessa Francia quella che ha regolarmente fissato il limite di quanta Europa unita si avesse, ha bocciato nel 1953 il trattato sulla Comunità Europea di Difesa, ha bocciato il referendum nel maggio del 2005. Si devono vedere tutte e due questi aspetti, perché in quasi tutti i paesi europei La politica europea è la stessa e chiunque governi il paese nel particolare momento, ed è radicata in una cultura politica, in un atteggiamento di fondo della società che è, e anche della storia recente.
per paesi come la Germania o come l'Italia, l'Europa è stata la via per riguadagnare dignità, rispetto di se stessi, presenza internazionale. Per i paesi piccoli molto spesso l'Europa è lo strumento per far parte di un consesso più ampio. Per la Spagna, per Grecia, per i paesi del centro europeo è stato l'ancoraggio di una democrazia ristabilita dopo lunghi anni di dittature. La Francia ha un atteggiamento doppio perché non è uscita sconfitta dalla Seconda Guerra Mondiale ed è tuttavia il paese che ha fatto lo straordinario atto di generosità nel 50 di dire alla Germania e agli altri paesi il carbone e gli acciaio li amministriamo insieme. Però è anche la culla stessa dell'idea di sovranità e di sovranità nazionale e quindi il paese che ha delle riserve. Queste due anime sono presenti nella politica francese in una maniera quasi equivalente, mentre una delle due di solito prevale in un paese o in un altro. E quindi è la Francia che ha dato questa specie di bilanciamento fra i passi avanti e le battute d'arresto, ed è la Francia il paese che ha in fondo stabilito quanta Europa unita ci potesse essere in un particolare momento. Io credo che il no francese abbia solo in parte a che vedere con questo, in parte a che vedere con l'evoluzione del sistema politico francese, del sistema sociale francese, ma è difficile che l'Europa possa ripartire senza la partecipazione piena della Francia. Non sarei d'accordo che non c'è nulla da fare fin dopo le elezioni francesi, c'è una grande occasione per l'Italia, per la Germania in questo momento di preparare il terreno a una ripresa di iniziativa europea. Volevo chiedere una cosa molto telegrafica, perché il nostro paese ha più interesse ad essere vicino a Francia e Germania anziché per esempio all'Inghilterra, come peraltro è accaduto nella precedente legislatura? Sono due scelte legittime, perché dovremmo preferire una anziché l'altra? Ma non è una scelta di paesi, è una scelta di idea dell'Europa. L'intuizione che ebbe l'Italia nell'immediato dopoguerra, in primo luogo di un uomo che viene da queste parti, come De Gasperi, che era stato parlamentare italiano al Parlamento austriaco in gioventù e poi in Italia. È un caso curioso, l'Italia spesso alcuni dei suoi più grandi uomini di governo erano italiani solo in parte, Cavour parlava francese, si era educato fuori dal Piemonte e qualche cosa di simile è successo con la figura di De Gasperi. Quindi italiani che vedono l'Italia in parte anche da fuori, oltre che da dentro. L'intuizione fu che non solo vi era un'esigenza di unire l'Europa per evitare nuove guerre, ma che per l'Italia questa era un'occasione formidabile di sviluppo economico, civile, istituzionale, di consolidamento della democrazia. E questa intuizione via via ha conquistato tutte le forze politiche italiane che man mano che esse si avvicinavano all'esercizio del potere. Ha conquistato i socialisti negli anni 60, Nenni divenne un ministro degli esteri fortemente europeista 10 anni dopo essere stato fortemente ancorato a Mosca, il Partito Comunista fece lo stesso cammino, Fini ha fatto lo stesso cammino in Italia negli ultimi 10 anni, e cioè la scoperta del fatto che non solo il paese, ma le stesse forze politiche che nascono spesso da una matrice diversa, trovano poi attraverso l'incontro con l'Europa la loro occasione di maturazione. No, quindi non è una scelta dell'Italia di stare con la Germania o di stare con la Francia, è la scelta di stare con l'Europa. E certo l'Europa è progredita sul moto del rapporto fra la Francia e la Germania, rapporto nel quale l'Italia spesso ha operato da mediatore, ha operato facendo la differenza fra due paesi che avevano spesso ragioni di concordanza, ma spesso anche ragioni di tensione. Perché ci si sente così poco europei? Si è parlato di crisi di identità, cioè
cioè si fatica a sentirci parte di un'Europa che forse è cresciuta troppo, che ormai ha 25 paesi, che si è allargata ad est, forse perché sono state fatte 4 grandi riforme, mercato unico, moneta unica, allargamento, Costituzione ovviamente rimasta a metà in troppo poco tempo. Ma io darei due, ce ne sono probabilmente molte di più, ma due ragioni, due risposte, due elementi di risposta alla domanda. In primo luogo si rischia di dare l'Europa per già fatta e quindi ci si appassiona poco perché non si pensa che sia una cosa per cui vale ancora la pena dirsi molto da fare. Non so come la pensano di nuovo i giovani presenti in questa sala, ma un giovane che fa un anno con l'Erasmus, che viaggia senza passaporto in gran parte dell'Europa, dice ma l'Europa c'è già, casomai si preoccupa del mondo, si preoccupa della povertà, del sottosviluppo. A questo stato d'animo io rispondo che anche nel 1914 si credeva che l'Europa ci fosse già. E la distinzione fra una condizione di pace e una condizione di tregua non è così facile da fare. Credo di citare nel libro un bellissimo film che si chiama Prima della pioggia, in cui un regista, credo serbo o di un paese dei Balcani, racconta come in un piccolo paese dei Balcani, dove convivevano tranquillamente musulmani ed ortodossi da generazioni, si scambiavano i generi alimentari quando mancavano, andavano alle stesse fontane a prendere l'acqua, si insinua a un certo punto l'odio, si rompe l'unità di questa comunità e quella che sembrava una convivenza pacifica diventa uno stato di guerra. Noi siamo ancora oggi in questa condizione, non solo nei Balcani, ma non solo nel mondo, ma perfino in Europa. E quindi la prima risposta è non crediate che l'Europa sia già fatta. E la seconda risposta è di nuovo in termini di ambizione e di malinconia, cioè certo se ci si accontenta che le sorti del mondo siano decise da qualche altra parte, si può star bene. L'Italia ebbe 300 o 400 anni di decadenza in cui rimaneva il paese più ricco d'Europa, nel 600, nel 700, più bello, tutti venivano a fare dei viaggi in Italia, l'Italia però non c'era, non contava nulla. Poi è venuto un momento in cui si è capito che anche essere attori della storia è qualcosa per cui valga la pena. Io dico che l'Europa è, dopo la Grecia e l'Italia, la terza penisola di questa. L'Europa è stata definita una penisola all'estremo ovest dell'Asia. È la terza penisola che rischia una decadenza, un'emarginazione dalla storia se non c'è un elemento di ambizione, di volontà di contare nella storia del mondo. Lei parla di decadenza morale e civile, ma credo che non sia d'accordo sulla retorica del declino economico del nostro paese, perché anzi assistiamo a una ripresa consistente, abbiamo grandi potenzialità, possiamo sprigionare grandi risorse. Forse i grandi uomini che decidono l'Europa e anche il nostro paese nascono nei momenti di crisi, forse nei momenti di malinconia non nascono. Io credo che le individualità contino molto. Quindi sono anche convinto che lo stesso sviluppo economico abbia bisogno di individualità. Lei è bellunese, io sono nato a Belluno quasi per caso. Quella è una regione, come sappiamo, da cui si emigrava fino a 30 anni fa, forse anche meno. È uno dei grandi miracoli economici dell'ultimo trentennio, nello stesso tempo. Si continuava a emigrare quando già il miracolo si stava producendo e molti lì non se ne accorgevano. Io sono convinto che sono state anche alcune singole figure di imprenditori che, forse per caso, per fortuna, sono nati su quel terreno ad aver cambiato le cose, aver mostrato che si possono cambiare le cose. La stessa cosa io credo che succeda anche in Europa e uno degli elementi della crisi attuale è una carenza di leadership europea.
gli elementi perché il declino non cominci o non si produca ci sono tutti. Questo vale per l'Italia, vale per l'Europa. Il livello di vita, la qualità di vita è straordinariamente alta, le risorse ci sono, forse è diminuita la volontà di rischiare. Lei dice giustamente che l'Unione Europea è un'unione di minoranze, nel senso che è progredita esportando la democrazia anche laddove non c'era, però vediamo che i nuovi paesi entrati a far parte dell'Unione Europea, cito un esempio che è calzante, che può essere la Polonia, insomma, sono già anti-europeisti, cioè pochi partecipano, hanno un'idea rivendicativa nei confronti dell'Europa. Spesse volte ci sono derive populiste, in qualche caso anche peggio, insomma. Ecco, non preoccupa forse questa idea? Cioè, è come se avessimo esportato anche tessuti deboli e dobbiamo fare i conti anche con delle società che non sono forse preparate alla democrazia e allo sviluppo economico, così come lo conosciamo noi nei paesi europei di prima generazione dell'Unione. Ecco, questo preoccupa un po'. Allora, tutto sommato, l'allargamento avrà un limite, perché insomma l'Ucraina dovremmo farla entrare, però dovremmo far entrare anche i Balcani, perché poi la disgregazione è stata straordinaria. Tra l'altro, notate, prima eravamo 10 anni fa concentrati su quello che accadeva alle porte di casa, adesso abbiamo un disinteresse pressoché totale, mentre stanno accadendo delle cose estremamente interessanti. Ecco, l'allargamento non è stato troppo, cioè eccessivo, frettoloso? Prima forse bisognava completare il percorso costituzionale. Si racconta una storia sull'Europa, la storia di uno che va dal sarto e che il sarto gli fa un vestito e va alla prima prova del vestito e lui constata che una manica è troppo corta. Il sarto gli dice: no, ma guardi, lei deve semplicemente ritirare un po' il braccio, e vede che la manica va a posto. E alla seconda prova nota che la spalla non calza bene e il sarto gli dice: no, ma guardi, lei deve semplicemente alzare un po' la spalla e vedrà che la giacca le calza bene. Insomma, alla fine, quando esce col vestito finito, cammina praticamente come uno sciancato e il vestito gli calza perfettamente camminando in questa maniera di sciancato. E la gente lo vede passare per strada e dice: certo, uno così deve avere un bravo sarto. E ecco, questa è la... Descrive molto bene come l'Europa cammina sciancata perché ha avuto un cattivo sarto. Il cattivo sarto, purtroppo, sono coloro che l'hanno realizzata, che hanno, per esempio, fissato degli obiettivi comuni, hanno decretato che certe materie sono materie comuni, ma non hanno costituito delle regole per decidere a maggioranza, dei bilanci di risorse sufficienti per perseguire quegli obiettivi. E poi allora l'Europa fa moltissima retorica sulla difesa comune, ma poi non ha i mezzi e non si mette d'accordo su quale debba essere la politica in Iraq. Non è che gli europei fossero divisi sull'Iraq più di quanto fossero divisi gli inglesi, dove si sa che l'opinione era spaccata a metà, però dell'Europa si dice che è divisa, della Gran Bretagna no, perché alla fine in Gran Bretagna o in qualunque altro paese c'è un metodo per definire una politica sola, mentre l'Europa non ce l'ha. Ecco, se i polacchi si disamorano dell'Europa, in parte è perché la vedono sciancata, non perché se si presentasse per quello che può essere, che era concepito che fosse, o là dove si presenta, perché in molti aspetti sciancata non è, si presenta per quello che veramente deve essere, la reazione è completamente diversa. Al referendum sul trattato di adesione all'Unione Europea il 70% dei polacchi è andato a votare. Pochi mesi dopo, alle elezioni per il Parlamento Europeo, c'è andato, se ricordo bene, meno del 30%. Sì, cioè, se si propone qualcosa di forte, la risposta c'è. Se si vola molto basso, gli aerei si sfracellano sulle colline. Ecco, l'Europa è assente su alcune grandi questioni internazionali. Lei citava prima
l'intervento in Iraq, dove l'Europa si è divisa, o per alcuni hanno partecipato. C'è stato il documento degli otto che ha spezzato l'unità dell'Unione Europea 3 anni fa. Nei confronti, per esempio, della crisi medio orientale, l'Europa parla spesso una voce flebile. C'è anche da dire, naturalmente, che finora, nel dopoguerra, la difesa europea è stata garantita dal contribuente americano attraverso il finanziamento delle spese militari americane. Ecco, un'Europa che diventa anche autonoma sotto il profilo militare, deve rinunciare al suo sistema di welfare state, che è un po' il fiore all'occhiello di un'economia di mercato sociale, quale l'abbiamo conosciuta negli anni del dopoguerra? No, io credo di no. Secondo me l'Europa, nella seconda metà del XX secolo, in parte anche prima, ha inventato due cose straordinarie nella civiltà moderna. Una è quella che ho citato prima, e cioè la scoperta della necessità che la sovranità degli stati sia non assoluta, non sia abolita, ma non sia assoluta, perché esistono dei problemi che stanno al di sopra della dimensione degli stati. E il secondo è la solidarietà sociale, perché che si consideri che fa parte dei compiti di uno Stato non solo assicurare le libertà politiche, la libertà religiosa, certi diritti umani elementari, ma anche alcune forme fondamentali di solidarietà sociale, è qualcosa che non era parte della idea di quello che lo Stato debba avere come doveri fino alla fine dell'Ottocento, ma certamente l'affermazione dello Stato sociale è avvenuta dopo la Seconda Guerra Mondiale, e in parte per effetto della Seconda Guerra Mondiale, se si pensa per esempio al cammino che ha fatto l'Inghilterra nella seconda metà degli anni 40. Non c'è nessun motivo che si debba rinunciare a questo. Del resto vediamo che già oggi in Europa i paesi la cui riuscita economica è massima non sono paesi che hanno rinunciato allo Stato sociale, sono i paesi scandinavi come la Svezia, come la Danimarca, come la Finlandia. Sono anche paesi piccoli che hanno un problema di finanza pubblica. Sì, ma intanto far politica in un paese piccolo, per quello che io ho visto, può essere ancora più difficile che in un paese grande. Le tensioni che ci sono non sono funzione della dimensione del paese. Ci sono dei vantaggi a essere un paese piccolo per certi aspetti, per esempio non si coltivano ambizioni di campioni nazionali, di indipendenza, di autosufficienza economica che invece i paesi più grandi fanno fatica ad abbandonare. Però questo aspetto, che è la combinazione del mantenimento di un sistema di protezione sociale molto forte con la piena accettazione di principi di concorrenza, della globalizzazione, eccetera, io non credo che sia questione di dimensione di paese, e lo vediamo pienamente realizzato in alcuni paesi europei. Fino a che punto bisogna preoccuparci del fatto che grandi imprese restino di proprietà di un paese europeo? Ma io penso che è molto probabile che un paese europeo che ha un'economia sana, competitiva, che non spreca risorse, abbia anche un importante numero di imprese che sono non solo fisicamente localizzate nel suo territorio, ma che sono anche nella loro proprietà prevalentemente possedute. Perché? Perché è un paese che produce ricchezza, che attira investimenti, ma che producendo ricchezza in proprio produce anche capacità di essere forte azionista di queste imprese. Quindi non credo che lo scopo vada perseguito in quanto tale. Lo scopo da perseguire in quanto tale è la sanità e la robustezza del sistema economico. Che la Nokia, che è un'impresa finlandese, abbia la maggioranza dei suoi azionisti fuori dalla Finlandia in realtà interessa relativamente. Gran parte dell'attività di ricerca della Nokia si svolge in Finlandia, la Finlandia ha fatto una politica che di istruzione, di liberalizzazione, di promozione dell'innovazione tecnologica, da cui nasce il successo della Nokia. La Nokia è
quotata in molte borse, e si dà il caso che, ma nessuno si pensa per questo di fare della Nokia il satellite di un'altra industria o di portarla fuori dalla Finlandia, diventa quasi un problema irrilevante quello di sapere come si distribuisce la proprietà azionaria. L'Europa è neutrale rispetto alla proprietà delle aziende. Noi abbiamo avuto un decennio di grandi privatizzazioni, però sono sempre state privatizzazioni positive a suo giudizio o qualche volta non lo sono state? Ma è difficile esaminare in generale. Quando l'Italia ha fatto le grandi privatizzazioni negli anni 90, le ha fatte per due ordini di ragioni. Uno è che c'era un grave problema di finanza pubblica e quindi una necessità di cedere una parte delle proprietà, esattamente come farebbe un'impresa o una famiglia che per ridurre il proprio deficit o il proprio debito vende un quadro, vende l'argenteria, eccetera. E la seconda ragione è che quando queste imprese erano in perdita, le norme sulla concorrenza europea non permettevano più di ripianare le perdite perché costituivano cosiddetto aiuto di Stato, che era una pratica contraria alla concorrenza nel mercato. Per esempio, molte delle imprese IRI si trovarono a questa stretta per effetto di questo. Naturalmente può accadere che per vendere al più alto prezzo possibile un'impresa pubblica che magari è monopolista nel suo campo, non si sia resti a introdurre concorrenza in quel campo, perché questa impresa varrebbe di meno, rende di più vendere un monopolio che vendere un'impresa che è in concorrenza con altri. Quindi alcuni osservano che l'urgenza di vendere al più alto prezzo possibile può avere prevalso su quella di liberalizzare il settore in cui quell'impresa operava. Tra l'altro, per esempio, come nel caso delle banche, ovviamente le banche entrano nel mercato italiano perché è un mercato ricco, un mercato dove c'è un tasso di risparmio estremamente elevato. Tra l'altro abbiamo assistito nei mesi scorsi a una parte del risparmio consistente che viene ormai gestita da stranieri, insomma. Ma certamente il fatto che arrivino banche straniere di per sé non vuol dire che i costi bancari scendono e che il mercato diventa più concorrenziale e competitivo, ci vuole qualcos'altro probabilmente. Sì, la proprietà in sé non determina tutto. Se ci sono imprese che, infatti, appunto nell'esempio che facevo prima delle privatizzazioni, se il passaggio è da un monopolio pubblico a un monopolio privato, gli inconvenienti del monopolio ci sono in entrambi i casi. E così, se in un particolare settore le imprese operano in un modo inefficiente o hanno degli accordi tra di loro per cui la concorrenza è carente, non è perché qualcuno di questi passa dall'essere di proprietà italiana all'essere di proprietà straniera che questo difetto del mercato viene meno, anzi può essere addirittura quello l'elemento che attira il compratore che viene da fuori. Non per essere agente di riforma, ma per sedersi a tavola con gli altri e partecipare al banchetto. Ministro, oggi in Italia bisogna preoccuparci più di liberalizzare e di premiare il merito o di avere maggiore attenzione per la solidarietà sociale e per l'attenzione a una minore disuguaglianza tra le classi sociali? Ma guardi, io non credo che la solidarietà sia in conflitto col mancato riconoscimento del merito. Anzi, la povertà è una cosa, la mediocrità è un'altra. Non riconoscere il merito significa non voler vedere la differenza fra chi fa bene e chi fa male. La solidarietà è una cosa completamente diversa. Sono ben consapevole del fatto che la battaglia contro la meritocrazia si serve dell'argomento della solidarietà, ma usurpa completamente un valore e anzi è una cosa fondamentale è proprio di separare questi due concetti. Ecco, le volevo chiedere, in questi
Ti faccio una domanda e poi ci avviamo alla conclusione, ma avremo lo spazio per alcune domande dal pubblico. Si discute molto sulla, lo ha detto anche il governatore della Banca d'Italia, sulla qualità della nostra istruzione, soprattutto della nostra istruzione universitaria. Non abbiamo in Italia troppe università e poche università di eccellenza. Il valore legale del titolo di studio deve rimanere o no? Io non credo che sia una questione di valore legale del titolo di studio. Quando ero in Banca d'Italia ho fatto un tentativo che non è riuscito, che era quello di... Scusi, glielo racconto brevemente. La Banca d'Italia fa dei concorsi. Le domande sono un multiplo molto alto del numero dei posti messi in palio. Non si può fare il concorso a 3.000 persone, quindi si dice con meno di 110 lode, torniamo al problema della meritocrazia, comunque o 110, si selezionano i migliori. Quindi è molto difficile senza il 110 o il 110 lode essere anche solo ammessi al concorso. Sappiamo che il 110 o il 110 lode non sono dati con la stessa severità e attenzione al merito in tutte le diverse università, e ci si può laureare in legge senza, forse oggi non è più vero, ma una volta ci si poteva laureare in legge senza aver studiato alcune materie fondamentali, perché la scelta del corso di studi era estremamente... Senza aver scritto nulla. Allora, io proposi che si facessero questi concorsi selezionando non in base al voto di laurea, ma in base al voto ricevuto in, diciamo, 7 esami, in 7 materie giudicate, o 10 fondamentali, col che si implicitamente si rendeva indispensabile che nel curriculum dello studente quelle materie ci fossero. Non sono riuscito a convincere il servizio legale della Banca d'Italia che questa era una cosa perfettamente fattibile, perché mi sostennero l'argomento del valore legale del titolo di studio. Io credo che sbagliassero loro, non io. Però la cultura del formalismo è talmente forte che anche la possibilità di romperla attraverso semplicemente la libera determinazione di come si fa un concorso. Bisogna essere laureato, però bisogna in più saper l'inglese e altre cose di questo genere. Quindi un po' ci si nasconde, secondo me, dietro. Non sono sicuro che se il valore legale del titolo di studio venisse abolito verrebbe meno una serie di distorsioni non riconoscimento del merito che sono quelle che veramente pesano. Ecco, le volevo chiedere, perché noi abbiamo pochi giovani purtroppo, perché siamo una società anziana, e li trattiamo relativamente male. Non so se è d'accordo su questa mia affermazione, perché effettivamente... Sono loro che però devono muoversi, certo, perché... Certo, però insomma... Non è mai successo che i vecchi abbiano riformato la società. Questa è una buona risposta, però è anche vero che stiamo creando in maniera anche un po' disordinata una società multietnica. Abbiamo già un numero di immigrati piuttosto elevato, fra un po' avremo un ceto medio di immigrati, c'è già, specialmente nei piccoli centri, ceto medio di immigrati. Avremo poi la concorrenza di laureati, di immigrati di prima o seconda generazione nei confronti dei nostri studenti. Ecco, che cosa abbiamo sbagliato nella politica di istruzione, di politica dei giovani? Cioè, li abbiamo protetti troppo? Sono andati poco all'estero? Rispetto alla sua esperienza in altri paesi, cioè il tema del fatto di dare maggiori possibilità ai giovani, sia nella flessibilità, sì, ma non nella precarietà come condizione perenne, insomma, come qualche volta può accadere. Ecco, perché tutto sommato una società anziana ha così scarsa attenzione per i giovani? Io non ho la presunzione di sapere. Io ho 3 figli che hanno fra i 30 e i 35 anni, ho esperienza del caso loro. Certo, essere giovani nella generazione dei miei figli è stato molto più difficile che nella mia, per tante ragioni, compreso il fatto che
il rischio dell'inganno nella generazione dei miei figli è stato molto più forte che nella mia, l'inganno sul fatto che i problemi potessero essere rinviati, non potessero essere affrontati subito, e credo che ci sia una responsabilità dei genitori, non c'è dubbio. Nello stesso tempo le cose nella società le cambiano quelli che hanno meno di 40 anni, non le cambiano quelli che hanno la mia età, e quindi bisogna sperare che dalla generazione dei giovani venga la risposta. Per questo ho fatto prima quella battuta, se no, bisogna che la generazione mia sia... C'era un articolo di un illustre economista, che non cito, ma che forse anche qui, che lamentava il fatto, faceva la questione dell'età, anche se la prendeva un po' anche con me, cioè diceva che tutti sono vecchi, quelli che formano questo governo, eccetera. Non si capisce che cosa volesse questo quarantenne, che si faccia largo, che si dia da fare, cioè non è mai successo che i vecchi si ritirino da soli. Cioè questo è il tipico atteggiamento vittimista di un giovane di straordinario talento, perché l'autore di quell'articolo è considerato uno degli economisti più illustri di cui l'Italia possa far vanto, e ancora faceva il lamento come se fosse il figlio di qualcuno e non fosse un adulto che deve semplicemente cambiare lui la società. Lei che conosce le classi dirigenti dei paesi europei e non soltanto dei paesi europei, com'è la nostra classe dirigente rispetto a quella di altri paesi europei? Non posso... Va bene. No, ma... È una cosa troppo complicata da... Noi abbiamo pazienza. Bene, noi ci fermeremmo qua e lasceremmo spazio, se lei Ministro è d'accordo, alle domande. Quindi fatevi avanti se ci sono delle domande. Sì. Il Ministro poi risponde. Vediamo, forse c'è anche un gelato, come si dice, sì, che vi verrà. Sì, funziona? Ecco, bene. Non so se funziona. Sì. C'è sì, uno là, c'è un, ecco là, dovete sì. Dire per favore il vostro nome, ecco, Cinzia Sciuto. Due cose, una mi è venuta semplicemente in mente su questa ultima battuta dei giovani, quello che dice il Ministro è sicuramente vero, però lei non negherà che in Italia c'è una cultura che però non appartiene agli anziani, insomma alle persone di una certa età, ma appartiene esattamente ai giovani, che è quella di non fidarsi dei giovani stessi. Cioè in altri paesi a 35 anni puoi trovare un dirigente di un'azienda stimato e considerato valido dai suoi colleghi. In Italia è molto più complicato. Se un giovane, un 35enne, è in una posizione dirigenziale in un'azienda, incontra enormi difficoltà a gestire rapporti umani e personali con i propri colleghi, sia coetanei che più anziani. Quindi questo è un problema culturale che però non è colpa degli anziani che non se ne vanno, questo è chiaro. È un problema culturale che però abbiamo tutti, noi compresi, noi giovani compresi. Invece volevo fare una domanda al Ministro, tornando alla prima parte della vostra discussione, sul sogno, sull'Europa. Mi è molto piaciuta la differenza che lei ha fatto fra le motivazioni che portavano la sua generazione a credere e a lavorare per un'Europa e quelle che portano noi a lavorare per eventualmente chi lo fa per una Europa, cioè quasi un'esigenza di sopravvivenza, di una necessità di conservazione della specie nella sua generazione, e quindi la necessità della pace, e oggi invece l'idea, quasi una sorta di mania di grandezza, non vorrei aver frainteso. Mi chiedevo se lei vede questo progresso dell'Europa. L'Europa è riuscita nel tentativo di portare la pace, se poi sia una tregua non lo sappiamo, ma insomma finora è riuscita a portare la pace in Europa. Vede nel modello Europa un modello a cui l'intero mondo possa aspirare come
possibile soluzione di quella che insomma una volta Kant avrebbe chiamato la pace perpetua. Grazie. Bene, grazie. Una risposta più breve della domanda, prego. Sì, la risposta è sì. L'idea chiave, che è quella che sovranità dello Stato nazionale, non sia necessariamente una sovranità che nega ogni autorità al di sopra di sé, questa è l'idea chiave, certamente è l'idea per l'Europa, ma è un'idea per il mondo, è un'idea per gli Stati Uniti, per esempio, che da questo punto di vista sono molto meno pronti a questo passaggio di concezione dello Stato. L'Europa può essere un esempio sia perché è un esempio di come ci possano essere aggregazioni regionali e è guardata con estremo interesse dai paesi dell'America Latina, dai paesi dell'est asiatico, come l'esempio di cooperazione fra paesi in una grande regione del mondo, sia anche come idea guida intuita da Dante, poi da Kant, eccetera, che è l'idea della pace perpetua sulla terra, non solo su una regione. Bene, grazie. Credo che ci sia una domanda lassù in alto. Arriva, credo, il microfono. Ho il microfono, se posso. Ah, ecco, no. Poi arrivo a lei. Dunque, c'è stata alcune ore fa la relazione dello studioso Albert Atkinson, che immagino lei conosca, sul tema delle disuguaglianze di reddito e di ricchezza all'interno della società, e ha presentato una tematica estremamente interessante e anche impressionante nel fatto che in questi ultimi 15-20 anni noi abbiamo avuto nelle nazioni europee un progressivo impoverimento della parte più povera e un grandissimo arricchimento della parte più ricca. Ecco, io vorrei chiederle, non le chiedo se pensa che questa dinamica sia positiva o negativa, perché credo che lei senz'altro mi risponderà che non è positiva, però indubbiamente se è avvenuta, delle ragioni ci sono, evidentemente c'è stato chi ha ritenuto che fossero una dinamica da favorire. Ecco, la domanda è questa: attraverso quali mezzi lei pensa che queste dinamiche si possano invertire? In particolare, un tema su cui Atkinson ha molto svicolato, il tema della tassazione. La tassazione può intervenire su questo? Grazie. Ma è un tema enorme. Sì, credo che la tassazione possa intervenire su questo, ma non sia molto più che un mezzo, direi quasi residuale. È il modo in cui l'economia funziona e in cui funzionano certi istituti della protezione sociale nell'economia quello che può determinare o correggere la situazione che lei ha descritto. Torno a quello che ho detto prima: molto spesso le categorie che riescono ad appropriarsi dell'argomento della solidarietà non sono le più povere, non sono le più sofferenti, sono quelle che hanno una forza sufficiente per appropriarsi di questo motivo e difendere o ottenere qualche cosa che invece sarebbe più necessario destinare alle fasce più povere che lei descriveva prima. Da un certo punto di vista il problema è che la capacità di certi interessi di organizzarsi può essere più forte del riconoscimento che quegli interessi dovrebbero ricevere da parte della cosa pubblica se questa valutasse secondo un criterio di solidarietà sociale. Bene, grazie. C'è una domanda lassù. Vi pregherei di qualificarvi prima di rivolgere la domanda. Mi chiamo Santo Vicari, sono un funzionario in pensione della Commissione europea. Nella prima parte della conversazione, signor Ministro, lei aveva accennato al fatto che questo fosse in questo momento ci siano delle buone opportunità
per il rilancio del progetto di Costituzione europea, in particolare da giocare fra Italia e Germania, ancora prima di che arrivino le elezioni francesi. Può dirci qualcosa di più, se ho capito bene? Sì, io credo che, tornando alla domanda che lei mi faceva, la caratteristica della politica europea dell'Italia, prevalente nell'arco di 50 anni, è stata quella di essere l'alleato di chi in quel particolare momento voleva far progredire l'Europa, chiunque esso fosse. In questo momento probabilmente la Germania, ce ne sono dei segni chiari, ha un'intenzione di rilancio europeo nel nuovo governo del cancelliere Merkel. Come l'Italia è uno dei grandi paesi fondatori che hanno ratificato il trattato, giustamente la Germania dice la nostra ratifica vale almeno tanto quanto la vostra non ratifica, per non parlare di quelli che addirittura non vogliono più nemmeno affrontare la ratifica e quindi sono già messi fuori dal trattato per il solo fatto di non avere rispettato l'impegno di portare il trattato alla ratifica. Ci sono stati altri momenti in cui la Germania e l'Italia, per esempio c'è il famoso atto Genscher-Colombo che negli anni 80, se ricordo bene, costituì un momento di preparazione di un rilancio europeo che poi coinvolse anche la Francia. Quindi ci sono condizioni per cui, non dico solo l'Italia e la Germania, per esempio il primo ministro belga è molto impegnato su questa cosa, quindi possono esserci anche altri paesi. E uno dei temi di questo rilancio è il processo in cui si è incagliata la ratifica della Costituzione. I paesi che hanno ratificato, che sono già oggi la maggioranza dei paesi dell'Unione, hanno il diritto di pretendere che la loro ratifica valga qualcosa. Non era preferibile fare un referendum tutti insieme? Sì, era sicuramente preferibile perché non è mai successo che il popolo che si deve pronunciare è il popolo dell'Europa, non è il popolo dei singoli paesi. Certo. Una domanda lassù in cima, poi c'è una persona qua e ci avviamo verso la cura. Prego. Grazie. Signor Ministro, io volevo chiederle una cosa diretta, proprio anche da questa domanda, nasce da questa domanda la mia domanda a sua volta. Io sono, mi chiamo Salvatore Palermo e sono segretario del Movimento Federalista Europeo di Como. Le chiedo una cosa, questa ratifica della Costituzione è stata controversa da molti paesi e pur avendola firmata alcuni di questi rimane ancora uno scoglio molto importante da superare. Allora, noi come Movimento Federalista Europeo abbiamo chiesto ai paesi fondatori di farsi garanti di una situazione diversa da quella attuale, cioè di superare l'attuale stato confusionale in cui è caduta l'Europa proprio per una Costituzione che forse è calata dall'alto sui cittadini europei e quindi di andare ad una nuova azione come paesi fondatori per rilanciare il progetto di unità europea. Questa è la nostra posizione, soprattutto in Lombardia, per questo chiediamo a questo governo italiano un'azione convinta ed energica, soprattutto nei confronti di Francia e Germania, per sbloccare la situazione. La ringrazio. Bene, grazie. Ministro. Prendo nota. Bene. Allora, vediamo, sì. Credo che ci sia, Ministro, una domanda là, prego. Buonasera. Se potete qualificarvi. Sì, Renato Fanara. Brevi, ecco. Volevo sapere se la variabile macroeconomica monetaria può essere una variabile rilevante per l'Europa rispetto al resto del mondo e se, visto che ha esperienza anche legate alla Banca d'Italia, e se la politica fiscale è l'unica variabile di cui attualmente sentiamo parlare nei dibattiti politici o se esiste qualcosa che può essere ulteriormente sottolineato nell'ambito della politica economica italiana e quindi ecco.
Sì, che l'Europa abbia una moneta unica è una cosa estremamente rilevante per l'Europa e nel panorama mondiale. Non mi dilungo, ma l'immagine, la maniera in cui si guarda l'Europa da quando l'Europa ha l'euro, io l'ho constatato per esperienza diretta, visitando gli stessi paesi, gli stessi interlocutori pubblici e privati prima e dopo, è stata trasformata dall'euro. La seconda domanda, certo la mia preoccupazione fondamentale nel compito che ho adesso riguarda la finanza pubblica, perché il Ministero dell'Economia e delle Finanze è prevalentemente occupato dalla questione dei conti pubblici. Però e i conti pubblici non solo devono essere risanati, ma devono essere volti alla promozione della crescita e dello sviluppo, oltre che della solidarietà, quella meritevole di questo termine. Ma è vero che le stesse tre finalità, che sono l'equilibrio, la stabilità, se vogliamo, l'equità sociale e la crescita, hanno bisogno di strumenti ulteriori rispetto al bilancio, alla spesa e all'entrata, che sono strumenti di regolamentazione di come funzionano le amministrazioni pubbliche, di legislazione e fra l'altro di strumenti a livello nazionale, ma anche a livello regionale, a livello provinciale. E ci sono quindi altre parti del governo, altri colleghi nel governo che hanno esattamente lo stesso tipo di mobilitazione, anche se il loro compito premiente può essere quello di azionare strumenti di legge o di regolamentazione o di esercizio dell'amministrazione pubblica. Bene, grazie. Salve, mi presento, sono Michele Cuccovillo, studente al primo anno della facoltà di economia di Modena e Reggio Emilia. Lei prima ha fatto quella battuta sui giovani, però io volevo far notare che nel mondo accademico e universitario è difficile per i giovani trovare spazio e farsi notare, anche perché, dato il numero degli studenti, i professori fanno più difficoltà, e questo è abbastanza ovvio, a rilevare le personalità migliori e diciamo i cervelli. Quindi secondo me esiste una sola ricetta, che è esteticamente molto brutta, per risolvere questo problema. Ebbene, si parla tanto di quote rosa, se si mettessero delle quote giovani per le aziende, per la politica, per tutto? Ma sì, io credo che questa possa essere parte della soluzione. Per esempio, io personalmente ritengo che quando c'è una riunione e una discussione di certi temi, se mettiamo che si faccia una riunione di 30 persone, se non ce n'è un congruo numero di persone che hanno piuttosto la sua età che la mia, la discussione si impoverisce in maniera gravissima. E si crede di avere concluso qualcosa, soprattutto se si parla del futuro, se ci sono solo persone della mia età, è chiaro che non si va molto lontano, insomma. Quindi sarebbe bene che ci fosse questa abitudine, però ancora una volta bisogna che, se si creassero queste quote giovani, sarebbe per la spinta vostra, che viene da voi. Non contate che vi venga concesso dall'altro, perché i vecchi sono delle brutte bestie, non è... E poi soprattutto possono tirarsi indietro gli anni, quindi rientrare nella quota giovane. Poi... Rossano Scozzi, lavoro in direzione risorse umane all'ENI. Io credo, relativamente alla questione generazionale, che ci sia bisogno di un duplice esame di coscienza, diciamo. Uno dalla parte dei giovani, nel senso che secondo me molto spesso in noi viene a mancare
la voglia di sacrificarsi, di sudare oggi, di dare troppo per scontato nel riuscire a raggiungere gli obiettivi, quando invece per raggiungere determinati obiettivi bisogna sudare e aver voglia, come aveva detto lei, di volare alto e di credere in quello che si fa. Dall'altro lato però ritengo che chi oggi effettivamente è al potere debba farsi un suo esame di coscienza, perché viene a mancare spesso l'istruzione, quella formazione adeguata, quel capitale umano che è fondamentale poi per fare in modo di creare e dar vita alla classe dirigente. E poi l'altra cosa che volevo dire è fare, diciamo, un po' una domanda così retorica: sapete quanto è difficile per un giovane che viene, che non ha nessuno dietro, poter emergere? Ma io sono d'accordo su tutto quello che ha detto, salvo forse l'ultima affermazione, quella che ha scatenato l'applauso, perché sono assolutamente d'accordo che c'è una grandissima responsabilità. Quando ho detto che siete voi a dovermi muovere, non intendevo mica dire che siete voi i responsabili di questa situazione, intendevo dire che dipende da voi che essa cambi o non cambi. I responsabili sono chiaramente le persone della generazione passata. Un po' di esame di coscienza forse è utile che lo facciano anche i giovani, nel senso che c'è un elemento, io dicevo che era più facile essere un giovane alla mia età, perché c'era la spinta del bisogno, che nel caso vostro è molto più debole. Se si voleva costituirsi una famiglia, avere un'indipendenza, poter accedere a certi livelli di vita, bisognava farlo. La disposizione a accettare qualunque lavoro purché desse un reddito era molto più forte, molto più forte. Questo tipo di spinta del bisogno oggi nella generazione dei trentenni, diciamo, è minore, perché le famiglie hanno un atteggiamento diverso, perché i genitori di un trentenne di oggi in media sono molto più benestanti di come erano i genitori di un trentenne di 40 anni fa, e ci sono altre cose di questo tipo. Quanto al fatto dell'aver qualcuno dietro, dipende molto da circostanze, da regioni, da costumi, eccetera, però non va sopravvalutato. Io non credo che se si diffonde l'idea che l'unico modo per farsi strada è di avere qualcuno che ti spinge, si ha una visione distorta e complessivamente rinunciataria che non è utile. Bene, allora abbiamo ancora due domande. Pronto. Grazie. Allora, una lassù in cima, dica il suo nome. Vazzoli Pasquale, con interessi di storia, filosofia e politica. Signor Ministro, penso che tutti le riconosciamo una grande esperienza nazionale e internazionale. Volevo chiedere in prospettiva che tipi di rapporti prevede si possano instaurare a livello culturale, politico ed economico, Europa, Cina, India e viceversa. Grazie. Vasto programma. Sì. Tanto mi fa piacere che lei accomuni Cina e India, perché si parla moltissimo di Cina, si parla molto meno di India. Federico Rampini qui le ha fuse in un'unica espressione e credo che abbia pienamente ragione. Strano, ma l'attenzione è molto più forte sulla Cina che sull'India. Sarebbe affascinante parlare e confrontare i due casi. Beh, io mi sono accorto che 15 anni fa, fino a 15 anni fa, 10 anni fa e anche nei precedenti anni, andavo negli Stati Uniti 4-5 volte all'anno e in Estremo Oriente circa una volta all'anno e praticamente sempre in Giappone. Negli ultimi 10 anni
il numero dei viaggi verso l'estremo oriente e verso il Nord America si è circa uguagliato, e i viaggi, è difficile che io andassi negli Stati Uniti senza andare a New York o a Washington, mentre le mete dell'Asia erano almeno 4 o 5, Tokyo, Hong Kong, Pechino, Seoul, Singapore come minimo. Questo dà la, diciamo, è una piccola esperienza vissuta che fa vedere quanto si sia completamente trasformato l'equilibrio e l'interesse. In questi paesi l'interesse e il desiderio di avere rapporti stretti con l'Europa è fortissimo, e parlano di Europa, anche se spesso si parla dell'Europa anche laddove essa esiste poco. Quindi è una straordinaria occasione per l'Europa, oltre che essere certo un concorrente, una sfida, eccetera. Non posso dire di più di questo, di queste poche frasi generiche, perché il tema è troppo ampio. Bene, grazie. Ultima domanda. Ultima. Prego. Grazie per la pazienza, professore. Paolo Berloff, Bolzano, imprenditore. La domanda è questa. Non pensa che ci sia una carente strategia dell'Europa per quello che riguarda la strategia dell'euro a livello mondiale? Cioè l'impressione che, per esempio, la parità di cambio col dollaro sia decisa a Washington, a Riyadh, a Pechino, e noi siamo quasi spettatori della nostra stessa moneta, dimenticando il potenziale che potrebbe avere, per esempio, in tutto Latino America. Guardi, su questo non sono d'accordo. È strano come non solo lei, ma siano tantissimi in Europa che credano che ci sia una strategia del dollaro che si decide a Washington e che noi europei subiamo. È un'espressione della malinconia europea, cioè dell'idea di vivere in una condizione di subordinazione a qualche forte potere nascosto che decide le nostre sorti. Se si viaggia in Europa, quasi tutti parlano del cambio dell'euro; se si viaggia negli Stati Uniti, nessuno quasi parla del cambio del dollaro. L'economia europea è grande tanto quanto quella americana. Il grado di apertura delle due economie, cioè l'intensità dei rapporti con l'estero rispetto al loro volume economico, non è diversissima. Certo, ognuna delle nostre economie, Italia, Germania, eccetera, era infinitamente più aperta all'estero di quanto lo sia l'Europa nel suo complesso. Eppure c'è questa idea. Io non, nella mia esperienza, di questo mi sono occupato molto, insomma, di altre cose che sto facendo adesso, sto imparando, ma questa la conosco bene. Non c'è un burattinaio del cambio che vive in America e che determina il cambio dell'euro. Benissimo, allora noi terminiamo qui questo nostro incontro, ringraziamo Tommaso Padoa Schioppa, grazie a voi di essere intervenuti. Vi devo dare soltanto un'informazione, che l'incontro con Bauman domani e con Dahrendorf, credo, dopodomani, si terrà qua. Grazie a tutti, buona serata. Grazie, ti ho visto l'altra sera.